Virginia Mihajlović, ospite della nuova stagione televisiva di Verissimo, ha parlato di suo padre Sinisa, per poi svelare i dettagli del matrimonio con Alessandro Vogliacco, condividendo con il pubblico del talk condotto da Silvia Toffanin le emozioni che ha vissuto. La nuova stagione del popolare programma di Canale 5 ha avuto un inizio emozionante con l'intervista con la figlia dell'indimenticabile Sinisa Mihajlović, il mister, noto per la sua forza e determinazione, che ha lasciato un vuoto incolmabile dopo la sua scomparsa lo scorso dicembre, a seguito di una lunga battaglia contro la leucemia. Virginia ha condiviso dettagli sulla sua vita, in particolare sul suo matrimonio con Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa. La coppia, che si è conosciuta nel 2017, ha celebrato le nozze lo scorso giugno. «Ho sempre saputo che Alessandro era l'uomo giusto per me», ha confessato Virginia, la quale ha anche parlato del suo desiderio di maternità e della gioia che la sua bambina ha portato in casa in un periodo difficile per tutta la sua famiglia. Virginia Mihajlović ricorda suo padre nel salotto di Verissimo. Uno dei momenti più toccanti dell'intervista nel salotto televisivo di Verissimo è stato quando Virginia ha parlato di suo padre, condividendo il suo ricordo privato ma anche quello pubblico, svelando quello che molte persone le hanno detto. La giovane è stata però criticata per la scelta presa di sposarsi dopo poco tempo dopo dalla morte di papà Sinisa, e dalle tante critiche lei ha voluto rispondere con chiarezza dichiarando: «Era quello che papà avrebbe voluto. Volevo mostrare ad Alessandro la mia forza e promettergli un amore eterno». Le sue parole hanno commosso profondamente anche la conduttrice Silvia Toffanin, che non ha trattenuto un'emozione palpabile. Il matrimonio non è stato un evento facile per Virginia, ma grazie al sostegno di tutta la sua famiglia, è stata la giornata speciale che aveva sempre sognato.